Ciao a tutti cruciolotti, benvenuti in My Lovely Food, una rubrica dedicata ai nostri piatti preferiti. Buone queste polpette vegetariane, vero? Scopriamo come si fanno. Abbiamo bisogno del nostro pane, quello che ci è avanzato va bene. Lo mettiamo sotto l'acqua. Prendiamo le zucchine e cominciamo a tagliarle, anche queste, sotto l'acqua fredda per lavarle. Potete utilizzare anche un altro tipo di verdura, la zucca per esempio è molto indicata. Aggiungiamo del sale, accendiamo il nostro fornello e chiudiamo la pentola a pressione per 3 minuti. Una volta tolta tutta l'acqua dal pane, aggiungiamo del basilico a pezzettini, del formaggio, 2 uova, un pizzico di sale e cominciamo ad aggiungere le nostre zucchine appena tolte dal fuoco. Che buono! Cominciamo a mischiare il tutto e potete anche utilizzare le mani, proprio come faceva la nonna, per impastare le polpette. Ecco l'impasto e adesso cominciamo a friggere le nostre polpettine di zucchine. Anche questa volta ho utilizzato l'olio di semi di arachide, un olio che durante la cottura mantiene la temperatura. Che buone le nostre polpette, pronte per essere mangiate. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video. Buon appetito!